Allora, oggi facciamo cambio olio, secondo cambio olio della Sharco, mettiamo questo olio qui con questo filtro. Sì, a me è meglio che ci tieni, te l'ho regalato io. Abbiamo fatto, non ci resta che rabboccare. Allora, ci dovrebbero stare 1,2 litri qualcosa, quindi qua ne abbiamo 6,5. Allora, finito di rabboccare l'olio, controllando da qua sotto il livello. Ora la moto è storta, però se la metto dritta arriva praticamente a 2/3 dell'occhiello. A questo punto, per controllare veramente il livello, si chiude, si accende la moto. Dopo averla fatta girare 2-3 minuti al minimo, si spegne, si aspettano circa 2 minuti e si ricontrolla il livello dall'occhiello. Qualche informazione in più. L'olio che ho utilizzato è un Motul 7100 10W60. È un olio sintetico adatto a un utilizzo stradale della moto che regge bene ai chilometri, al contrario di un Motul V300 che invece rende meglio subito ma si deteriora entro pochissime ore di utilizzo. Su Genova potete rivolgervi a Cross Action per gli oli. Prima di fare il cambio olio, leggete sempre bene il manuale di officina della vostra moto per sapere tutti i dettagli su come controllare il livello ed eventualmente le coppie dinamometriche a cui stringere le vitiche smontate. Non scoraggiatevi, è un'operazione semplice che potrete imparare a effettuare anche voi, risparmiando la manodopera del meccanico. Se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale. Vi aspetto al prossimo video. Un bacio e gas!